il ritorno di un grandissimo personaggio e grandissimo allenatore, Dan Peterson. Il migliore, niente da dire. Credi che è tornato finalmente un nuovo allenatore sulla panchina di Milano, magari abbiamo qualche possibilità in più dopo essere eliminati la Coppa e quant'altro. Per Dan è un grande ritorno qua a Milano, lo aspettavamo da tanto tempo, speriamo che porti ancora altre vittorie per Milano. In bocca al lupo Dan! Torna Dan Peterson, torna la vittoria! Era quello che ci voleva. È stato veramente bello vedere Dan Peterson che finalmente ritorna in panchina. Comunque, forza Cantù! È chiaro che l'arrivo di Peterson ha cambiato completamente e cambierà sicuramente il corso di questa stagione. Avete visto, l'allenatore è andato via, ha lasciato il merito alla squadra e soprattutto al pubblico che ci ha creduto fino alla fine. Grazie a tutti. Io sono amico di Dan Peterson, sono venuto dopo 40 anni che manco dai campi di basket a vedere, a portare un po' di fortuna, per cui bene insomma. Torna il divertimento, il gioco, la gente si è divertita, ha segnato quasi 100 punti, 98, qualche problemino con la zona nel quarto periodo, ma va bene così. Tutti si buttavano sui palloni, sputavano sangue, come direbbe Dan. Bel divertimento, è la prima, speriamo, di tante partite con tanta gente, un ambiente finalmente degno del basket milanese. Meglio di così credo che non gli potesse andare. Qual è il ricordo più bello che ha di Dan Peterson? La partita con l'Aris Salonicco al Palatrussardi, quando dovevamo rimontare 20-25 punti, 31 punti, e lì con la sua carica ha fatto il miracolo. Abbiamo vinto di 34 facendo un gran miracolo. Che anno era? 86. Suggeritore. Abbiamo anche il gobbo dietro. La memoria storica non fallisce. 6 novembre 1986. Partita in particolare quando si era fatto espellere per un tecnico ed era uscito e praticamente urlando e arringando la folla. In che gara? Credo contro Varese. Io ho iniziato a seguire il basket nell'81-82, una semifinale persa contro Cantù, con la mitica banda Bassotti di Dan Peterson. E nella sconfitta mi sono innamorato di quella del basket e di quella squadra. Non è un po' troppo vecchietto? Oddio, io spero di arrivare in forma come lui alla sua età. Sempre uno che è dentro. Le idee non invecchiano, insomma. Meglio di Bucchi, basta questo. Per il resto non importa. Contenti, è un grande, è il numero uno.